Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Emozioni alla Dacia Arena ieri, Maurizio. E sono quattro di fila, sì. E parleremo anche di numeri questa sera, perché finalmente i numeri sorridono in questa stagione, abbiamo sorriso tutti ieri. Davvero, nel corso di questa partita, tanta emozione, tanti colpi di scena. Insomma, è stato un bel pomeriggio di cui riparleremo, concentrandoci anche ovviamente su quello che ci aspetta, ma per una volta un pochino di più su quello che abbiamo vissuto. Perché insomma, una bella partita così va celebrata anche il giorno dopo. Eh sì, anche perché poi insomma veniamo da due partite, perché dobbiamo raccontare un bel periodo, diciamo tre, una bella continuità. Tutta la settimana non è stata male, anzi molto buona. Adriano Fedele, buonasera. Buonasera a voi. Tutto bene, Adriano? Sì, abbastanza, dai. Ottimo. mai lamentarsi. Mai, anche perché non puoi lamentarti di chi ti ho messo vicino. Guarda, a proposito... Mamma mia, nessun altro a mettermi vicino. Stasera va così, Adriano, vi siete ritrovati. Ma pensa che è bello. Scusa, ma solo che mi mettessi vicino Gomirato. Quello no, è la domenica sera, però... magari la prossima settimana ci pensiamo, dai. Allora, no, vado a casa con le orecchie abbassate. Ho voluto avervi qui Max Campazzo e Marco Tavian, così andiamo anche al quarto ospite. Buonasera, perché a tutti. Ieri avete raccontato in maniera veramente così divertente, per chi non è potuto essere alla Dacia Arena, avete raccontato davvero in maniera bellissima le emozioni che si sono vissute alla Dacia Arena, e quindi mi sembrava giusto, insomma, ecco, così parlarne insieme. Quindi saluto anche Marco Tavian e saluto Max Moras. Buonasera a tutti. Un altro tuo ex compagno di avventure. Ma io sono circondato. Ma sai la cosa bella che ho scoperto? Che Adriano e Guido Gomirato hanno gli stessi maglioncini. Uno li sceglie e l'altro li compra. Anche capito questo che è vero, vedi? Va bene, salutiamo Guido. Buonasera. Gomirato. Mi stia bene, no, arrivederci. No, fermatevi qui, abbiamo tante cose da vedere, abbiamo soprattutto un super ospite che abbiamo sta per entrare. Abbiamo una sedia da riempire, sì, proprio qui. Sì, sedia da riempire. Prima vado a salutare Michele Criscitiello, che questa sera non è solo. Ciao Michele! Buonasera, ben ritrovata Giorgio, buonasera naturalmente agli ospiti e poi successivamente al super ospite, poi ti presento anche io. Questa sera vi ho portato un ospite per, tra virgolette, festeggiare questo momento positivo dell'Udinese. Bene, allora teniamoci un po' di suspense e andiamo prima a presentare l'ospite in studio, può partire la clip.
Benvenuto Kevin Lasagna. Buonasera a tutti. Benvenuto davvero, un piacere averti qui. Potete fare l'applauso, come ecco. Testa a Genova con quella squadra che non è la Sampdoria, non mi ricordo l'altra squadra di Genova. Kevin, non guardarmi, guarda dritto. abbiamo cominciato bene stasera, c'è un'aria elettrica. Come stai Kevin, tutto bene? Bene, molto bene. So che hai avuto una giornata lunga e impegnativa perché sei stato a Milano a parlare un po' di VAR, sì, di arbitri. Sì, sono stati con la riunione degli arbitri di questa mattina in Lega e abbiamo parlato un po'. Però poi sei partito presto, ci si sveglia proprio volentieri quando si ha vinto, no? Sì, esatto, comunque svegliarsi presto dopo una vittoria non è poi così male il giorno dopo. Non è male. Senti, vogliamo sapere tante cose su di te perché è stata una stagione veramente particolare. Però partiamo dalle ultime settimane in cui possiamo dire ti abbiamo ritrovato nella tua forma migliore e forse non solo te, abbiamo ritrovato un pochino anche l'Udinese. Guarda cosa ti facciamo vedere per esempio nelle prossime grafiche, perché siamo andati a vedere un pochino i numeri. Voi, l'Udinese ieri ha segnato 3 gol. Lo sapete da quant'era che non succedeva? Per trovare una partita in cui l'Udinese segna 3 gol bisogna tornare a Benevento Udinese dell'anno scorso, di nuovo con Tudor 3-3, e per trovare un Udinese che segna 3 gol in casa bisogna andare a Udinese Verona del 2017 dicembre, quella di Oddo, quella delle 5 vittorie consecutive. Quindi insomma l'Udinese ha ritrovato, tanto per cambiare aveva segnato Kevin in entrambe le partite, sì. Benevento anche doppietta, anche doppietta appunto, e quindi insomma diciamo che questa vena realizzativa che torna è un buon segnale per tutti, soprattutto credo per voi attaccanti, no? Sì, comincio a stare bene, quest'anno ne ho passate parecchi tra infortuni, acciacchi e cose varie, adesso sto bene fisicamente e spero di essere utile appunto per la squadra per il finale di stagione. Ci sono altri numeri che vi facciamo vedere al volo, poi li commentiamo insieme, perché con quella di ieri sono 4 vittorie consecutive alla Dacia Arena, ovviamente non è il 2015 ma il 2019, siamo tutti di 4 anni più vecchi, quella col Chievo, quella col Bologna, quella col Genoa e quella con l'Empoli di ieri non succedeva dal 2013, quindi sono 6 anni che l'Udinese non vinceva 4 partite consecutive alla Dacia Arena, tutti numeri che finalmente andiamo a presentare e a commentare con grande ottimismo e grande entusiasmo, perché stiamo ritrovando in qualche modo quella squadra che ci fa emozionare, che ci fa divertire. Chi vuole partire dalla vittoria di ieri? Parto da Max Moras. Bravo. Mi guardavate tutti, lui no, e io parto da lui. Max. Boh, ma la vittoria di ieri, guarda, tutti l'avevano chiesta, tutti ci avevamo sperato che l'Udinese affrontasse, diciamo, queste ultime partite cercando di portare vicino più punti possibili. C'è riuscita sia nelle prestazioni, nella come ha convinto il pubblico e penso come si sono autoconvinti anche tutta la squadra. Un allenatore che sicuramente da quando è arrivato ha dato la sua impronta in pochissimo tempo, l'abbiamo avuto ospite qui, sì. E l'abbiamo visto, una persona l'abbiamo minacciato, però anche se l'abbiamo minacciato con tantissima serenità, lui ci ha risposto e si vede che l'ha trasmesso alla squadra, una squadra che ha ripreso a giocare come ci aveva abituato dall'inizio. Poi magari faremo le domande anche a Kevin sui cambiamenti. È così, che cosa vi ha trasmesso? Vi ha trasmesso serenità, vi ha trasmesso fiducia in voi stessi, vi ha liberato il cervello da quello che cominciava a diventare sicuramente un campionato pesante, no? Sì, hai detto le cose giuste. Comunque ci ha liberato il cervello perché ci ha detto di cominciare a pensare partita dopo partita e non guardare alla lunga. E ovviamente noi sappiamo che saranno partite fondamentali da qui alla fine, ma bisogna guardare partita per partita. E poi ci ha messo serenità, comunque ogni giorno a chiunque va là ci dà il 5, anche come persona si fa voler bene. È molto positivo, esatto, il suo molto impatto, positivo. È vero, aveva colpito anche noi qui. Sì, lo noti anche negli allenamenti. Pratico realista, allenatore. Cerca di stabilire, no? Con il poco tempo che ha avuto a disposizione per lavorare sul campo, ha lavorato sicuramente sulla testa dei giocatori, Giorgio. Lui è qua sì da 20 giorni, ma realmente con la squadra ha fatto 3-4 allenamenti completi, perché martedì abbiamo giocato a Milano col Milan, quindi mercoledì hai fatto un defatigante, hai lavorato bene giovedì e venerdì, sabato hai già fatto la rifinitura, quindi lui in 2 settimane piene che ha la squadra ha fatto 3 allenamenti. Quindi non è un modulo che ti fa vincere le partite, l'abbiamo sempre detto, ma è come tu approcci la gara. Sì, e ti dico che non mi ricordo da quando noi abbiamo recuperato un doppio svantaggio.
perché questo è un altro dato allarmante, perché io ieri sera a casa ti posso garantire che ho impiegato almeno 2 ore a scaricare tutta l'adrenalina, perché... Mamma mia! Sì, io avevo detto che non era una partita fondamentale. Non vogliamo sapere come lasciamo la privacy. Leggendo okay. numeri e cercando... Va bene, vedi come scarica lui. E quindi un doppio svantaggio. C'è Campazzo che... Vabbè. No, ma il vero cambio comunque anche c'è stato sulla mentalità. Vedendo la partita di Milano, sì. il cambio del secondo sì. tempo, è penso vero. Che sia stato un messaggio anche per è loro vero. Giocatori di dire... Adesso possiamo permetterci di giocarla anche con giocatori offensivi, dove prima magari non lo facevi perché badavi molto di più al chiuderti. A Milano invece hai osato sì. e hai ottenuto forse metà della posta, perché meritavi molto sì. di più. Ha dato un grande segnale di coraggio. No? Molto segnale di coraggio, ma penso che per loro questo è stato... Io cosa ho detto qua? Che Milano potevi vincere 3-2. È vero. Quanto potevi vincere? 2-1 cambia poco, però si può avere. Sì, sì, certo. C'è una cosa, Milan secondo me. Non era messo bene, no, il Milan, sì, capito? Sì. A livello. Dimmi, Max. Io ho notato una cosa ieri, nelle varie interviste post partita, no? Il rapporto, un po' l'hai già detto, no, Kevin? Il rapporto che si è venuto a creare tra Igor Tudor e la squadra. Vale a dire, gli scherzi, per esempio, ieri il mister che diceva a Rodrigo De Paul, questo è un giocatore molto scarso, e ridevano tutti e due, e nelle dichiarazioni diceva con Nicola così diceva i giocatori, con Igor, allora Nicola da una parte, Igor dall'altra, e non è una diminuzio capitis, anzi è un rapporto assolutamente stretto, è riuscito a parlare all'anima, al cuore, alla coscienza dei giocatori, è rarissimo nel mondo sì, del sì, calcio. Sì. Correggimi se sbaglio, magari... No, infatti è quello che dicevo prima, comunque ogni giorno ci viene a salutarci al 5, proprio come un amico, ovviamente noi lo rispettiamo come allenatore, ma certo. è davvero una persona ottima. E dare anche un po' di quella leggerezza, come dicevi tu, con qualche battuta, eccetera, che insomma in un momento che si era fatto pesante certo. può assolutamente, assolutamente servire, ma soprattutto ci dimostra quanto possa contare un allenatore giusto nel momento giusto. Già, no, già. Spesso diciamo l'allenatore conta così, colà, i giocatori, no, eccetera, conta. Eccetera. L'allenatore conta per la mentalità, per l'approccio e anche per sì. la gestione del gruppo. Soprattutto in determinati momenti, no? Assolutamente, ma se tu pensi, io ieri parlavo di numeri... Tante volte è dannoso, Sì, certe volte può danneggiare. Il problema non deve far danni. Non deve far danni, questa è la prima cosa, regola. La prima regola. Io parlavo di numeri, Giorgia, tu devi pensare che Igor Tudor in 8 partite ha fatto qualcosa come 14 punti. Quindi sì. questa è una cosa molto importante. Ce ne ha fatti 7 partite, perdonami, 4 l'anno scorso e 3 quest'anno. C'è una media di 2 punti a partita, quindi non è stato un caso i 7 punti dell'anno scorso e non sono assolutamente un caso neanche questi 7 punti qua. In più ti dirò, con lo stesso modulo tattico, che qua tante volte abbiamo parlato, se giocare a 4, a 3, lui ha fatto la scelta giustamente di giocare a 4 la prima partita, a 3 le altre due, ma è la mentalità, è l'approccio che tu dai ai giocatori di come devi interpretare il modulo. Non è un modulo che ti fa vincere. Però io ho visto una squadra molto offensiva in tutte e tre è le vero, gare. È vero, questa beh, è insomma, la cosa determinante. In 3 partite comunque hai segnato 6 gol, una media di 2 gol a partita, mentre prima insomma, sappiamo che abbiamo fatto molta difficoltà, l'abbiamo detto molto. Per tutto il campionato, eravamo pure stufi di ripeterli. Ma se mettevi l'autobus davanti alla porta, ecco, l'abbiamo detto 40 volte, sì, ora, ora l'autobus, molto, ora l'autobus si è spostato. Gliel'ho detto anche a Tudor, no? Sì, è vero. Non mettere l'autobus davanti alla vero, gioca come vuoi. È con stata la tua attaccati. Minaccia. A Tudor. No, e anche bisogno, seduto gli hai detto non mettere l'autobus e fai giocare Pussetto. Fai giocare così l'hai sistemato. Aspetta, va bene, vado. Tudor ci ha detto subito che voleva andare a full gas, quindi l'autobus sì, sì, non sì, poteva sì. andare troppo no, veloce. Il gas l'autobus è un po' lento, un po' diesel. Allora vado a capire anche quella che è stata l'impressione da chi ci vede da fuori di questa vittoria. Allora vado da Michele Criscitiello, poi torniamo con tutti i messaggi per Kevin, ne stanno arrivando moltissimi. Michele, che impressione ti ha fatto questa vittoria? Che importanza ha? Che tipo di messaggio da le altre ora l'Udinese? Allora Giorgia, il discorso è molto semplice, sia dall'interno che dall'esterno, e poi ovviamente lasciamo spazio al protagonista assoluto che è Kevin Lasagna in studio. Il discorso è molto molto semplice, è cambiata l'aria Udine, è cambiata l'aria, è arrivato un sano ottimismo, non c'è più la guerra agli stessi calciatori che non meritavano né il 10 marzo, né il 10 dicembre, né il 10 novembre offese gratuite. Questi ragazzi avevano bisogno di sostegno, lo stanno ricevendo e stanno ripagando sul campo. Io ero a San Siro e ho visto un Udinese, come
dicevate dallo studio, Gagliarda che poteva anche vincere la partita, poi è arrivato il pareggio e va bene comunque, non ci aspettavamo la vittoria dell'Empoli contro il Napoli, sicuramente il Napoli doveva fare il Napoli, cosa che non sta facendo nelle ultime settimane, con l'Udinese l'ha fatta, ma non l'ha fatta con il Genoa ieri, il Napoli non ha fatto il Napoli con l'Empoli e sinceramente da squadre così blasonate sinceramente ci aspettiamo un pizzico di professionalità in più. Detto questo invece per l'Udinese io sono convinto che Tudor non abbia messo soltanto anima, cuore e grinta, quelle ci sono, ma ha cambiato sostanzialmente anche il gioco di questa squadra. Ad esempio se vedi la difesa a 4 è un capitolo a parte, adesso sugli esterni a marcare vanno gli esterni, prima con Nicola andavano le mezzale, questo non significa assolutamente che Nicola non sia un allenatore capace, è un allenatore capace, farà un'ottima carriera Nicola, mai sputare nel piatto in cui si è mangiato o qualcuno che comunque ti ha dato qualcosa, poco tanto che sia la media di un punto a partita, però Tudor doveva essere l'uomo giusto e io mi ricordo che però 3 settimane fa quando l'Udinese Calcio decise di riprendere Tudor in molti dissero che era stato preso solo perché era busta paga, primo non è mai stato a busta paga in questa stagione Tudor ed è stata una decisione specifica, secondo l'Udinese ha fatto bene perché conosceva già l'allenatore che si portava in campo, i risultati stanno dicendo che Tudor sta facendo bene, ma ripeto bisogna dire grazie anche al pubblico della Dacia Arena perché lo avevamo detto, le partite contro il Bologna, le partite contro il Genoa, le partite contro l'Empoli, quella contro il Sassuolo, sono partite da vincere, come, quando, dove, perché non ci interessa, bisogna vincere, è cambiata l'aria ma soprattutto oggi ad Udine si sta capendo anche che questi ragazzi vanno sostenuti dal primo al 90esimo, dalla prima all'ultima giornata e poi si tirerà una riga, non si possono offendere, perché torno a quello che ho detto la settimana scorsa e poi chiudo la parentesi perché questa è la serata di Kevin Lasagna, quando questi ragazzi venivano definiti in maniera assolutamente gratuita da alcuni giornalisti, ovviamente giornalisti è perché lo dice un tesserino da professionisti, da pubblicisti, questo non lo so, ma venivano definiti mercenari, quando la società veniva definita una società allo sbando, sinceramente questi sono dati che poi il campo ti ha dimostrato che non è assolutamente così. Tra l'altro settimana scorsa, se mi concedi giusto 10 secondi Giorgia, io ti ricordo che avevamo rimarcato come nella puntata del 10 marzo di una televisione del Friuli qualcuno aveva definito mercenari questi ragazzi e avevamo spiegato benissimo in maniera dettagliata che tutto si può dire di questi calciatori che al massimo devono maturare in più settimane, ma non si possono definire mercenari perché mercenari sono quei giocatori che vanno a fine carriera per soldi a prendere un ingaggio in più o in meno, invece questi sono ragazzi che cercano visibilità, che vogliono fare carriera. La risposta, perché voi dovete sapere che noi siamo abbastanza onesti intellettualmente parlando, diciamo le cose negative ma diciamo anche quelle positive, è arrivata una nota legale all'Udinese Calcio dall'avvocato Elena Gaio Fatto come risposta all'Udinese, a quello che io personalmente ho detto la settimana scorsa con riferimento alle espressioni manifestate dal signor Valerio Morelli che ricordiamo nel corso di una trasmissione locale aveva detto che praticamente i giocatori dell'Udinese erano dei mercenari. Noi questo non lo possiamo consentire. Perché non lo possiamo consentire? Perché bisogna avere rispetto delle persone e dei professionisti. Possiamo dire che l'Udinese in una partita non ha giocato bene, siamo i primi ad averlo detto, abbiamo detto che l'Udinese a Torino con la Juventus neanche si è presentata in campo, siamo stati i primi a dirlo, ma mercenari e giocatori dell'Udinese è un termine che noi non lo consentiremo mai. È arrivata questa lettera dell'avvocato dove c'è scritto che comunque il conduttore si è immediatamente e prontamente dissociato dalle medesime precisando che tali affermazioni non trovavano d'accordo né il medesimo, il conduttore, né i patrocinati, ovvero i proprietari della televisione. Mi riporto alle risultanze comprovate all'estratto del video della detta trasmissione e poi c'è la lettera che si chiude, si evidenzia altresì che il signor Valerio Morelli non parteciperà più come ospite a queste trasmissioni. Discorso molto semplice perché noi dobbiamo pensare solo ad una cosa, che è il bene dell'Udinese. Chi oggi non vuole il bene dell'Udinese deve sapere che non vuole neanche il bene del Friuli, perché oggi l'Udinese rappresenta Udine, rappresenta il Friuli e in questo momento bisogna remare tutti verso un'unica direzione. A fine stagione poi vedremo cosa avrà detto il campo. Io ero e rimango ottimista perché questa squadra può dare ancora delle grandi soddisfazioni. I giocatori ci sono e lo dimostrano le richieste che hanno sul mercato. Grazie Michele, anche per questa precisazione. Avevamo già detto che insomma poi soprattutto gli addetti ai lavori in certi termini non si devono avventurare, no? Non è corretto, soprattutto appunto per chi deve cercare di guardare in maniera oggettiva quello di cui parla, ecco.
E quindi abbiamo precisato anche questo, torneremo tra poco da te Michele, perché ci sono delle varie questioni di VAR e altre cose che ci stanno anche sottoponendo i nostri telespettatori e tra poco vorrei approfondirle con te. Prima un po' di messaggi per Kevin. Sì, allora ci scrive Massimo, ciao Kevin, grande, non so, credo oltre alla testa anche tatticamente, riferimento alle parole di prima anche sul mister, Tudor vi chiede di giocare offensivi, far gol, provare a vincere sempre, non so se puoi confermare. Sì. E questa è la richiesta. Sì, sì, sicuramente comunque il mister, abbiamo un gioco più offensivo, basta vedere, comunque cerchiamo di andare a prendere le squadre più in alto e dopo ovviamente se saltano la prima pressione di noi attaccanti arretriamo per aiutare la difesa, però comunque l'idea è quella di stare più alti. Messaggio invece di Denis, che intanto ti saluta, grande Kevin, una domanda per il capitano, piaciuto il pubblico ieri, abbiamo spinto anche noi verso la vittoria? Ah, sicuramente, ieri davvero c'era un pubblico davvero allucinante, in senso buono, perché davvero hanno cantato per 96 minuti e hanno aiutato soprattutto anche nei minuti finali, quando magari le energie sono meno, l'aiuto del pubblico serve tanto. Poi un messaggio di Luca, di cui parleremo anche dopo, anche con un servizio a te dedicato, ti chiede qual è la tua velocità massima, perché nel gol al Milan, visto dall'alto, lo scatto è stato impressionante. Mai misurato un picco massimo? Sullo scatto di Milano me l'hanno detto gli addetti allo stadio, mi hanno detto che sono stati sui 36,6 sullo scatto. Niente male. Non male, dai, non male. In zona 30 non puoi entrare, quindi no, stai attento. Non male, a 36,6 fare uno stop così è un sì. Calcio... Guarda, posso anticipare una cosa che sentiremo anche dopo nel servizio, perché c'è una curiosità legata alla trentesima giornata, perché la Lega, nella sua pubblicazione delle statistiche, ha detto che hai compiuto l'accelerazione più forte raggiungendo i 342 km all'ora. Forse hanno esagerato un po'. È partito un numero lì, di troppo. Lì potevi anche decollare. Hanno qualcosa. Però ci crediamo. Sei andato molto forte. Si è portato via l'autovelox. Sì. C'era passato. Comunque c'è un bel distacco tra lui e Simeone, perché lui era, Simeone era 34, quindi da 342 a 34. Sì. Un bel divario. Sì, vabbè, insomma, può sbagliare anche la Lega. Che dobbiamo fare? Facciamo così, siccome poi vedo che ci chiedete anche tramite messaggi, rifateci vedere la parata di Musso, Cici, Cocò. Andiamo 3 minuti velocissimamente a rivedere con gli highlights quello che è successo ieri. 3 minuti sarà difficile, ma ci proviamo. Vai. Allora, andiamo velocemente. Partiamo, allora, facciamo così. Se mi dai 3 minuti, sì. Io posso far vedere solo la roba dell'Udinese. Allora, facciamo vedere solo quello che è accaduto a casa nostra. Partiamo da questo strappone di Okaka. Tra l'altro ci sono in tanti che ci chiedono anche se Kevin apprezza il contributo di Okaka, dopo glielo chiederemo. Questo è il grandissimo gol di Rodrigo De Paul, che spara dal limite. Chiediamo spesso anche con Adriano Fedele di calciare da fuori. Questo è un saggio di come si tira sul secondo palo. È tornato Mister 100 milioni. È tornato Mister 100 milioni, dice Adriano. Eh beh, direi che... Beh, ieri ha fatto una grande partita, mi sembra sì. Veramente una partita alla De Paul. Abbiamo rivisto il giocatore così di inizio anno, secondo no? Me loro non sanno mica che squadra hanno, forse neanche la società lo sa. Cioè, secondo te nessuno si è ancora reso conto delle potenzialità di questa esatto. Squadra? Neanche la società lo sa, forse l'allenatore, dopo la partita di Milano. Beh sì, io penso che lui lo sa, ma forse che la società se li ha presi. Come fa a saperlo? È appena arrivato, però... Ti fai la domanda e ti dà la risposta. Sì. Ma è l'allenatore che lo sa, ma come fa a saperlo? Non ho capito. Se sempre no, ti sono vicino e ascolto. Sono qua, mi tocca ascoltarti, fammi capire. Dire. Però guarda che Adriano sta dicendo una cosa vai giusta. Di là, vai di là. No, sta dicendo una cosa giusta. I giocatori buoni ci sono, adesso... Buoni? Allora, hai quattro... avere il coraggio di mettergli nelle... Ne hai quattro davanti, dove trovi una squadra? All'Atalanta ieri gli ma mancava. Ma comunque la squadra visto ieri, è stata gli costruita Zapata, per quello. Questi, sì. La squadra questi, che ragazzi, è stata costruita quest'anno più a sì. È stata costruita per dare determinate soddisfazioni no. A livello di gioco no, offensivo. Hanno cosa lì, Mandragora, da quando gli abbiamo detto che gli ho detto tira, là, sì. Inserisci non dalla parte opposta, tira. No, inserisci sì. Dalla parte opposta dove c'è l'azione, lui calcia, no? Sì. E più è Larsen è un mezzo fenomeno anche questo. Solo allora facciamo così, visto che i 3 minuti stringono, Adriano, non facciamo vedere fiducia nelle sue possibilità. No, però questo è un concetto su cui possiamo tornare, poi perché abbiamo passato mesi a sentire che questa è una squadra scarsa, francamente. Infatti, non ne potevamo anche nemmeno più. Perché ieri non sono riuscito bene in trasmissione. Ora forse insomma capiamo che invece questa squadra è stata costruita con un certo criterio di qualità, no? Facciamo vedere queste qualità. Allora, palla proprio a Jens.
che scambia con Okaka, beh, la giocata di Okaka, la qualità c'è, come colpo di tacco a servire di nuovo Strüger che si inserisce, e Kevin che ieri non ha segnato nonostante diversi tentativi verso la porta di Dragoschi, che è stato anche fortunato perché spesso e volentieri gli ha sbattuto addosso, qui si procura il penalty che poi andrà a battere Rodrigo De Paul spiazzando proprio il portiere polacco. Grande giocata di Okaka. L'aveva fatta simile col Genoa, sempre di tacco, a mandare, a mandare in controtempo tutta la retroguardia rossoblu. Sulla rete, sul gol. Poi sul, sul rigore è anche protestato, Kevin, non so se ne avete parlato anche questa mattina nella riunione che c'è stata con gli arbitri, ma questa è una classica caso in cui non si applica la tripla sanzione. Sì, ci ho parlato con l'arbitro appunto anche in partita, mi ha detto che lui, il pensiero è che io non arrivassi sul pallone e quindi non, non poteva essere espulsione. Andiamo allora a vedere, visto che si è parlato anche di Mandragora, il gran gol di Rolando Mandragora, che parte da una punizione di Rodrigo De Paul che sbatte sulla barriera, tiro di controbalzo di Rolando perfetto, poi ho provato a capire perché avesse mimato il volante, sta di fatto che la guida del tiro però è riuscita bene. Oh, Kevin, portiere, non so se tu sai il motivo, non te lo chiederemo. Però, sì, lo so però. Il portiere è svenuto però. Non ha visto partire il tiro, Adriano. Ma dai, è spinto come mia nonna. Guarda. Allora, facciamo così, visto che si parla di non aver visto partire il tiro, un saggio di come si para quando non si vede partire il tiro lo dà Juan Musso. Questa è un'altra cosa. Questo è extraterrestre. Ci hanno scritto che è stata una parata mondiale, da top 10 mondiale. Siamo d'accordo, perché qui c'è una giocata, praticamente tira da molto più vicino rispetto al dischetto e Musso ci mette la punta del piede, chiamatela parata da calcetto, chiamatela parata da garella, questo è un intervento fantastico. No, pensavamo di aver visto tutto con la, paratissima su Kouamé e invece ci ha deliziato con un'altra cosa incredibile, è un extraterrestre questo ragazzo. Posso dire che io ho detto no, ho preso il gol. Io ho visto il gol, ho visto il gol dentro. Devo dire comunque una sera, Giorgio, magari organizza tu, sarebbe bello avere ospiti sia Brunner sia Marcon, perché negli ultimi anni stanno facendo un lavoro a livello di portieri, e chi ha l'occasione di andare a vederli allenare, con quale metodologia, con quale cura particolare allenano tutte queste situazioni, perché questa qui non è una parata data dal caso, una parata moderna alla garella o calcetto. Questa è una parata dove loro c'è l'istinto sicuramente del portiere. Però ti racconto questo. Deve raccontare Garella un attimo. Garella, poi tante volte Michele, lui usciva col piede, no? La palla la prendeva male, quindi la parava lui. La palla girava e noi eravamo lì a guardare se andava dentro o se si appoggiava, sai, sopra la rete, no? Però è stato un grande portiere anche questo. Comunque Giorgia, questa parata qua vale tanto, vale quanto un gol, vale punti. Vale punti. Era il 3-3. Quando diciamo che insomma è evidentemente una squadra che ha delle qualità, lo si vede anche poi in queste, in questo tipo di gesti. Guarda, posso solo 20 secondi, volevo dirlo ieri con Massimo, poi la trasmissione si è dilungata e non siamo riusciti a parlarne. Sì, avete solo 4 ore in effetti. E abbiamo avuto poco tempo, adesso spero di allungare almeno 6 ore, Giorgio, perché 4 ore non ho tutto tempo a Pezzella, per chiederemo a Pezzella se vi dà un'ora in più, va bene. Però se tu pensi, no, si parla di programmazione, che la società, allora tu pensi che hai Musso, hai sicuramente Nacho Pussetto e hai Trost e Kong, che sono tre giocatori fenomenali e sono nati quest'anno. Abbiamo consolidato Strüger Larsen. Cioè, non si può parlare di non programmazione quando tu i migliori giocatori che hai messo in campo in questo campionato sono quelli che ti sono arrivati quest'estate. A noi che cosa sono mancati quest'anno soprattutto? Gli infortuni lungo De Genti, a iniziare di Anthony Baracca, che non l'abbiamo mai visto, passando per Kevin Lasagna. Perché Kevin, ne parlavamo fuori onda, ma abbiamo parlato mille volte in trasmissione, le ha avute tutte. Si è addirittura rotto il naso con una pallonata in un amichevole con il Rod Maie. Cioè, ovvio, questo è stato il coronamento di una stagione nata malissimo. Come si è rimesso un pelino bene, ha fatto 3 gol a Juventus, a Milan e a Napoli. Se noi avessimo avuto tutti questi giocatori in questo, per tutto questo campionato, e forse delle scelte fatte in maniera diversa anche da alcuni allenatori, probabilmente la squadra era in un'altra posizione di classifica. Ha ragione Adriano quando dice probabilmente ancora non si sa le potenzialità che ha questa rosa, ma le ha ampissime, perché tu hai 3 giocatori che sono veramente sui taccuini di tutti i più grandi club. Lasciando stare Mandragora, basta. Trost e Kong, e soprattutto non hai ancora visto Teodorci, quello che poteva essere il tuo compagno d'attacco. Però la cura sua la conosce la signora Gigia, giusto? Che ti faceva la pasta all'estero, allora mi ha detto tanto di salutarlo quando io sono andato là a giocare, mi ha detto
salutami tanto Kevin, che bravo ragazzo, che ottimo ragazzo, sai che qua veniva a mangiare, a giocare, allora, glielo avevo già detto prima, allora la vera cura diciamo che è quella lì, eh. Vedi che noi non lo sapevamo, va bene, sappiamo insomma tutti il retroscena, dai. Va bene, quindi venerdì sera Campazzo può fare la pasta asciutta allora, cioè, senza glutine volentieri, anche perché anche per Giorgio senza glutine, sì, porta bene, va bene, siamo io senza non glutine. Mi fiderei della pasta di Campazzo, vabbè, meglio la signora, comunque sì, allora sì. Andiamo, tornerei un attimo da Michele perché poi lo dobbiamo salutare, poi ci concentriamo su Kevin, vedo che sono arrivati tantissimi messaggi, cercheremo veramente di leggerteli tutti, ok? Intanto sarà velocissimo, vedi il nostro amico Maurizio Ferrari, come è stato veloce negli highlights, bravissimo. Allora, perché? Perché ci stanno arrivando delle domande su degli episodi accaduti ieri. Sì, nel dettaglio, visto che abbiamo parlato di Rolando Mandragora, di quanto è stato bravo negli ultimi turni casalinghi con i suoi gol, Rolando Mandragora è stato l'unico, possiamo dirlo, giocatore sanzionato con un rosso per un'espressione blasfema e giustamente poi i tifosi ci dicono ieri nella partita a San Proma inquadrato dalla telecamera Zaniolo della Roma espressamente bestemmiato, sono curioso di vedere se anche a lui verrà commisurata una giornata, una squalifica di una giornata come fatto a Mandragora. So che il tema è caro anche a Michele perché abbiamo un video che ci ha mandato proprio da Milano in cui si vede platealmente questo epiteto, eccolo qui. Beh, si sente pure, ragazzi, non è che si vede, si sente. Vabbè, Michele, dici tu. È De Rossi questo però, De giusto? Rossi, De Rossi e poi c'è anche Zaniolo nel video, poi... Allora, okay, tu della squadra. Sì, sì, sì. Giorgia, mi senti? Sì, adesso sì, vai. Ok, scusa, no, allora stavo sentendo e avevo il ritorno di De Rossi e poi facciamo una piccola, vabbè, innanzitutto Lasagna deve andare via tra poco, lo sappiamo bene, poi chiediamo il permesso al direttore generale Collavino di andare a dormire 5 minuti più tardi, Kevin, vai a dormire 5 minuti più tardi così poi segni per altre due domeniche consecutive, quindi aspetta un secondo che dobbiamo parlare, scherzi a parte, di questa vicenda che abbiamo estrapolato, ha fatto poi il giro un po' di tutti i siti italiani, bisogna capire una roba, non lo diciamo solo perché siamo nella televisione di Udine, dell'Udinese, ma lo diciamo anche a livello nazionale senza nessun problema. La regola e le leggi devono essere uguali per tutti. Se per Mandragora vale che una bestemmia, quindi viene la squalifica per Mandragora, allora deve valere per tutti. E ripeto, non lo diciamo solo perché siamo in questo momento, tra virgolette, tra le mura di casa. Possiamo dirlo e lo diremo anche a livello nazionale. Se c'è una bestemmia oggettiva, evidente, di Daniele De Rossi, che può essere capitan futuro, capitan presente o capitan passato, che può giocare nella Roma, può giocare per il quarto posto, può giocare anche per il Mondiale, ma allora la regola deve valere per tutti, perché ci sono le prove filmate, ci sono le dimostrazioni di quello che è successo, non vogliamo accanirci contro la Roma, ma siccome di questi avvenimenti ne succedono tantissimi, non facciamo i finti preti e non facciamo i falsi buonisti. Le bestemmie in campo, Kevin Lasagna ha giocato dalla Serie D alla Serie A, io vedo partite dalla Serie D alla Serie A, le bestemmie ci sono in tutte le partite, tra le 10 e le 20 in 90 minuti, però se mi squalifichi Mandragora che gioca con la maglia dell'Udinese, che casomai a livello politico conta da 0 a 10, 5, allora va bene. Se invece poi c'è De Rossi che bestemmia, passa tutto in cavalleria. Questa legge ad personam, oppure per ogni singola società, deve smettere. C'è un video, allora io adesso sono curioso di capire come finirà il giudice sportivo e come sanzionerà il giudice sportivo questa esultanza. È un dato di fatto, non l'ho inventato io, ho mandato al mio amico Maurizio Ferrari alla vostra attenzione questo video che poi ha fatto il giro di tutto il web a livello nazionale e io credo che comunque, ripeto, secondo me la dobbiamo proprio cancellare come regola, ma se non la cancelliamo non la possiamo applicare a Mandragora perché gioca nell'Udinese e non a De Rossi perché è capitano futuro della Roma. Questo è il mio pensiero. Beh, direi che... assolutamente, sì, sì. Io questo l'ho visto ieri sera sul web. Ci sta ancora lì quella cosa, quella squalifica di Mandragora ci sta un po' ancora lì. No, assolutamente. Tra le cose che non siamo riusciti a digerire di questo campionato. Ma noi infatti si disse, no, quella volta che la federazione, secondo me, si era messa in una posizione non ideale. Adesso voglio vedere che posizione prenderà il giudice sportivo, perché
Qua è chiaro, si vede, si sente Roma, tutto. Ma noi non ci frega niente. Noi ci giochiamo sabato contro la Roma, non è ma parliamo di lui. Però Adriano, parlare? Scusami, è un metodo di valutazione. Ma non ci frega niente. Io quello allora che mi arrabbio sempre con gli arbitri, gli deve avere un metodo di valutazione. Non gli ha dato il rigore l'altro giorno che c'era, è sempre stato e sempre sarà, no? Però non è giusto, ma parliamo, Adriano. Ma chi se frega, parliamo cioè, di lui. Tu ti rassegni a due pesi e due misure? Ma sì, è sempre stato. Allora non lamentiamoci neanche degli arbitraggi come quello di ieri. E allora, siete sempre che vi perdete in boiate. No, a me piacerebbe che un metro di valutazione fosse uguale per tutti, come mi piacerebbe. Altrimenti certi rigori ce li danno, certi rigori no, certe espulsioni sì, certe espulsioni ma quando no. Mai? Non quando esiste mai secondo c'è te stata? L'equità? Ce n'è una e dopo tutti gli altri. Sempre stata, cos'è che quando giocavo io avevo visto delle robe allucinanti eppure. Sì, però Adriano, adesso ci sono... Però perdonami Adriano, in questo caso... Sì, ma parliamo di lui, non parliamo di Serra, basta, non parliamo di Serra. Buonasera. In questo caso... Se no faccio venire Gomirato, la prossima volta. Beh, se, i gemelli di Maglioncino, No, scherzi a parte, come fai a non prendere lo stesso provvedimento che hai preso per Mandragora? È evidente quello che è successo, dai. Sì, direi di sì. E vorrei salutare, prima di salutarvi, anche Alfredo Pedullà che vedo in tua compagnia. Ci sente? Sì, ti faccio salutare Alfredo Pedullà, che tra l'altro ovviamente esperto di calciomercato per Sport Italia e per il Corriere dello Sport. La storia di Lasagna la conosce molto bene e poi segue l'Udinese da molto vicino. E un commento rapido con Alfredo Pedullà, prima di dare la palla definitivamente a Lasagna, è che quest'Udinese con Tudor è cambiata, ma soprattutto la ventata di ottimismo poi cambia anche il singolo calciatore. E sì, il gruppo adesso c'è. Buonasera a voi. A me due cose hanno colpito quando intervieni mettendoci la faccia, anche andando in modo impopolare, ma conta la popolarità della società quando prende le decisioni, quindi isolarsi dal resto, metterci la faccia, fare una scelta quando probabilmente questa scelta in linea di massima viene quasi sempre procrastinata perché dice aspettiamo, poi la classifica diventa sempre più complicata, aspetti e non riesci a risolvere. E poi mi piace molto la gestione, visto che parliamo di mercato tutto l'anno, della politica, nella politica della valutazione dei prezzi, cioè la partita la fa l'Udinese. In questi giorni abbiamo parlato di De Paul, non è il momento giusto di parlare di mercato con una salvezza da conquistare, però quando hai le carte in mano e la partita la fai tu, parti con il 30% di vantaggio rispetto alla concorrenza. Cioè quando non sei obbligato a cedere a gennaio e magari dopo gennaio Pussetto cresce, De Paul torna al suo rendimento, Mandragora che è una storia sicuramente Fofana. Particolare, Fofana è tornato quello dell'anno scorso, perché l'anno scorso avendo seguito l'Udinese, Fofana era un uomo mercato e aveva avuto la forza di non cedere e di aspettare il suo ritorno. Ecco, sono due passaggi secondo me fondamentali, metterci la faccia quando fai una scelta. Poi a Lasagna ho poco da dire, nel senso che me lo hanno raccontato quando non lo conoscevano nessuno e me l'ha raccontato Giuntoli. Gli faccio soltanto i complimenti perché la crescita esponenziale sua è figlia di un sacrificio continuo e di un'umiltà che ci mette. L'aspetto tecnico conta tanto, ma conta tutto il resto quando poi riesci ad arrivare dove è arrivato lui. Giorgia! Va bene, grazie mille per i vostri interventi, salutiamo Alfredo Pedullà e magari contiamo di riaverlo presto quando puoi, Michele, riportacelo. Salutiamo anche te, buona serata e grazie. Alla prossima. Te lo porto a Udine. Te lo portiamo a Udine. Udine, va bene, va bene. Buona serata a voi, grazie. Grazie. Ciao Kevin. Diceva che è stato Giuntoli a raccontare Lasagna. Giuntoli che ti comprò dall'Este per 75.000 euro. È vera sta cosa? E ti portò al Carpi. L'ho letta su Wikipedia, non è che adesso sono un'esperta di mercato. Sulle cifre non lo so ancora, però ovviamente mi hanno comprato la Serie D per pochi soldi ed è stato lui, comunque era una scommessa allora, perché comunque mi aveva comprato a Carpi, ma era in estate, comunque eravamo rimasti, che era come una prova. A fine del ritiro avremmo valutato se ero da Serie B o meno. E poi a fine ritiro abbiamo parlato e ho deciso di tenermi a Carpi appunto. Sì, vabbè, tra l'altro la tua storia è veramente pazzesca, quando si dice come nelle favole, la tua è veramente come nelle favole. Dopo andremo anche a ripercorrerla, facciamo prima un tributo a Berami, che oggi tra l'altro è stato operato, terribile l'infortunio, abbiamo visto che l'avete ricordato ieri con un gesto molto bello, quindi portando la sua maglia in campo dopo il gol di De Paul. Peccato davvero perdere Berami in questo finale di stagione, credo che l'abbiamo avuto tra l'altro qui qualche settimana fa, possiamo tutti fargli un grosso in bocca al lupo con un bel applauso.
Tra l'altro Pradè ieri ha detto che Berami continuerà la sua avventura in bianco-nero, quindi mi sembra un ottimo intervento questo anche da parte della società in un momento così difficile per un calciatore, ed è stato molto bello vedere questo, questo spirito di gruppo nella squadra legata così al suo capitano. Forza Valon, ti riaspettiamo in campo. Adesso andiamo a vedere un servizio che ti riguarda e poi valanga di messaggi. Prima servizio. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling... La sfortuna è finalmente alle spalle. Con tre gol nell'ultimo mese e una serie di prestazioni ricche di accelerazioni e fiammate dei giorni migliori, Kevin Lasagna si è ripreso le luci della ribalta in bianconero. L'Udinese non aveva mai smesso di credere nelle qualità del suo numero 15, atteso da protagonista indiscusso dopo un precampionato da stella offensiva. Quel potenziale frenato da tanti infortuni di piccola e media entità, fastidiosi per chi fa della gamba e dello sprint in faccia all'avversario una delle sue caratteristiche principali. Il digiuno interrotto all'Allianz Arena in casa della Juventus ha sbloccato la vena realizzativa, ispirata anche da un gioco votato al contropiede in cui Kevin può sfruttare appieno la sua velocità. Full gas, come chiede Mr. Tudor, magari non a 342 km all'ora come erroneamente indicato dalle statistiche della Lega Serie A per la 30ª giornata, quella in trasferta a Milano, dove Lasagna ha confermato il suo feeling con San Siro andando a segno, quarta rete in 5 partite disputate nella scala del calcio e risultando il giocatore che ha compiuto l'accelerazione più forte dell'intera giornata di campionato. Chievo, Genoa, Atalanta, Juventus, Napoli e Milan le vittime di questa stagione, a cui l'attaccante bianconero vuole aggiungere altri bersagli nelle ultime 8 curve per aiutare la squadra a conquistare quanto prima la permanenza in categoria e provare a riavvicinarsi al record personale di 12 raggiunto nella scorsa annata. Contro l'Empoli, KL15 è sbattuto su Dragoschi, ma l'assenza dal tabellino dei marcatori è parsa soltanto un rinvio dell'appuntamento, con Lasagna risultato comunque decisivo in occasione della conquista del penalty, poi trasformato da Rodrigo De Paul. Un feeling tra i partner d'attacco in netta ascesa sotto la guida del mister croato, nel segno della ricetta più semplice: collocare i giocatori dove possono rendere al meglio delle loro possibilità e dei loro talenti. Quello di Kevin è indiscusso, con il credito del club friulano supportato anche dalla nazionale di Roberto Mancini. Conquistare la salvezza a suon di buone prestazioni è il miglior viatico per confermarsi anche in azzurro, onorando al meglio la fascia da capitano ereditata da Valon Berami. Allora, prima delle domande da casa c'era una domanda di Adriano. Constatazione, dicevo che il cambio di passo, il momento clou, è stato nella partita disgraziata di Torino contro la Juve. Quando sei entrato si è visto che avevi un'altra gamba, quando ti ha dato la palla che l'hai messa giù e sei partito che c'era il vecchio, la Cassare, no? Gli hai dato 5 metri su 10, no? In 10 metri, vero? Sì, sì. Lì si è visto che è ritornato, no? Sì. Se Cassero e Sevecchio, qui siamo tutti da rottamare. Comunque ieri, aveva passo, insomma, sembrava mio nonno. Sì. Dio, okay, no. Okay. Comunque ieri anche la punizione del secondo gol è sua, è roba sua. Sì, 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 vero, voglio vero, dire, sì, cioè, i due episodi chiave, il rigore e quella bella punizione, l'hanno abbattuto come un capretto, se no andava in porta, andava. Andiamo con i messaggi da casa. Mi è piaciuto, l'ha abbattuto come capretto, ha riso anche Kevin. Sì, sì, dicevamo prima, l'ho detto quando stavamo sfogliando le lights, un messaggio che adesso non riesco a ritrovare perché ne sono arrivati tantissimi, diceva: si è parlato tanto di questo dualismo tra te e Oka, che in realtà avete dimostrato di stare anche bene insieme, è un feeling che sta funzionando. Sì, certo, comunque già da Milano quando è entrato ha dato una scossa e poi ieri ha giocato titolare, l'ha fatto giocare dietro di me, ma davvero è un ruolo secondo me perfetto per lui, comunque sì, sì, per venire incontro, proteggere la palla, perché queste sono le sue qualità migliori comunque. E poi c'è anche lo strappo, perché abbiamo visto che sul primo gol ha dato veramente uno strappo impressionante.
Poi ci arrivano tanti messaggi come questo ed è giusto leggerteli perché immagino che ti facciano piacere. Oltre alla faccia del bravo ragazzo, questo KL15 dimostra anche di essere una persona vera e sincera. Messaggio che arriva da Elena. Poi c'è un messaggio che invece è curioso, prima abbiamo parlato della tua velocità. Ci scrivono, lasagna missile, con i dovuti distinguo, i 100 metri del record di Bolt sono stati corsi a 37,5. Mica tanto meglio, potresti fare il percorso contrario di Usain Bolt. Lui era un velocista e ha provato a giocare a calcio. Non gli è andata benissimo, ma io spero di continuare a giocare a calcio. Poi dopo vedremo. Direi di sì. Non fa una piega. Poi hanno scritto un messaggio, visto che prima parlavamo di Musso. Tanto chiedono in allenamento come va, se è riuscito a perforarlo ogni tanto. Però poi ci dicono anche se anche il portiere vi sta aiutando con tutte queste parate ad avere più certezze difensive. Sicuramente, perché il portiere fa parte della squadra, anzi è quello che ti dà più sicurezza, perché comunque anche i difensori hanno la sicurezza di avere un portiere che in questo momento è davvero fortissimo e hai una certezza in più comunque. Ci sono tantissimi messaggi, quindi devo scorrere veramente con rapidità. Il solito problema è che non riesci più a ritrovarli. Vai che poi gli facciamo vedere un'altra cosa. Ieri abbiamo visto in televisione l'arrivo di Okaka con Lasagna, noi pensavamo che fossero loro due il tandem offensivo, però si pensava che fosse Okaka il vertice alto e che Lasagna le girasse intorno. Invece dal secondo tempo di San Siro e anche ieri, la chiave di volta, secondo me, è stato proprio questo. Cioè Okaka che va praticamente appena si la palla a dare l'azione e Kevin che non gioca a spalla alla porta ma che la guarda. In effetti sia San Siro, come è andato a finire ieri tutta la partita, i toscani non ci hanno mai preso. Quindi anche a livello tattico ha fatto dei cambi molto importanti. Perché diventano una prima e una seconda punta assolutamente atipiche. Esatto, ma vedere Okaka che va dietro e parte dall'all'azione, certo, parte in velocità, effettivamente è spaventoso. Perché l'azione del gol... Uno viene incontro, l'altro parte, prendili poi. Ma infatti l'azione del gol fatto a Milano è partito proprio da Stefano Okaka, sì, dalla nostra area di rigore. Quindi questo andava a 37,5, quell'altro non andava molto meno comunque, noi in 4 secondi abbiamo aggredito l'area del Milan. Segno anche questo che adesso fisicamente tutti state bene, siete in palla insomma. Sì, fisicamente stiamo bene, poi comunque i risultati arrivano e quindi ti aiutano a star meglio, esatto. Senti, ora ci sono milioni di messaggi che stanno arrivando dicendo ti vogliamo bene, sei un grande, rimani con noi a vita, un capitano, eccetera, eccetera. Però ci sono state anche critiche negli scorsi mesi. Come le hai vissute, Kevin? Perché noi ti vedevamo sempre un po' così silenzioso, timido, non hai mai reagito. Hai sofferto per quelli che sono stati un po' i mesi difficili? E come hai sofferto? No, si è sofferto comunque tutta la squadra, perché comunque noi il nostro impegno ce lo mettevamo sempre. Ovviamente, come dicevamo prima, non è che eravamo una squadra scarsa prima, adesso siamo fenomeni, eravamo gli stessi giocatori, avevamo bisogno di magari certezze, adesso con i risultati queste cose vengono più facilmente ed aiuta. Sicuramente sì, le vittorie aiutano a prendere consapevolezza, poi tra l'altro siete una squadra giovane, una squadra con tanti ragazzi che vengono da fuori, lo diciamo spesso, quindi c'è anche bisogno di creare così dei momenti di successo, esatto, che possono favorire un pochino la marga. Esatto, momenti come ieri dopo la partita tutti insieme allo spogliatoio aiutano a crescere anche il gruppo. Assolutamente, ce n'è bisogno. Allora ti faccio vedere delle foto, facciamo così e partiamo da questa. La regia, ecco qua. Questa foto è di un giovanissimo Kevin, giovanissimo, neanche tanto, parliamo di praticamente 8 anni fa. La squadra era la Governolese, parliamo del campionato di promozione. A dire la verità, quell'anno ero della Governolese, ma qui ero in prova con il Mantova. Ah, ecco, ero andato un giorno in prova, infatti Monte dei Paschi era del Mantova. Cioè un giorno in prova sei andato? Sì, sono andato in prova al Mantova. Ma dopo... Governolese di dov'è? Governolese in provincia di Mantova. Ah, ok. Io ero andato in prova col Mantova quel giorno appunto dove c'era la foto, però non era andato a buon fine questa prova. Ah, ti avevano bocciato il Mantova? Sì. Incredibile, quindi sei tornato alla Governolese mesto in promozione. Sì. Tu lì forse quanto avevi già, 20 anni? No, di meno. Sì, 18. Scusa, 18. 18. Cioè... Uno dice, 18 anni gioco in promozione, no? Dove potrei arrivare? Te lo immaginavi con la testa di dove potevi arrivare? No, il sogno c'era nel cassetto, però comunque quando sei a 18-19 anni in promozione sai che arrivare in Serie A è lunga. Però comunque io attraverso la mia famiglia e tutti ci ho sempre creduto e... Ma
Kevin, dai una speranza anche a tutti i ragazzi realmente che hanno adesso, perché di 18 anni, tu parli di 18 anni, perché la maggior parte dei ragazzi viene prelevata dai 12 ai 13, vengono già etichettati e portati, diciamo, nelle squadre più di blasone, dove vengono pescati qua dalle squadre nostre che fanno le selezioni, vengono presi, portati all'Atalanta, all'Inter, alla Juve, ma a un'età dei 14, perché dicono... Ti dico, io ho fatto le giovanili, l'ho fatta a Chievo. Quindi da 11 quindi anni fino a 16 anni ho stato a Chievo. Poi dopo per scelta mia sono voluto andare via, perché non giocando mai ho chiesto io con la mia famiglia di poter andare via. Sì, sì. E poi dopo ho stato juniores, ho fatto ancora categorie più basse. Comunque tu un trascorso, diciamo, un po' professionistico, sì, dove ci fatto, sono determinati allenamenti che hai fatto. Anche Sartori. C'era Sartori. Sì. Sì. Quindi tu hai fatto giovanissimi nazionali e allievi nazionali, immagino, a Chievo. Sì, allievi nazionali. E dopo sei andato a giocare in promozione da fuori quota? No, sono andato juniores, ho fatto due anni di juniores nazionali, poi dopo ho fatto juniores regionali con i miei compagni di squadra, dopo, l'anno dopo mi hanno chiamato in promozione, ho fatto due anni di promozione. Dopodiché è stato in Serie B. Io spero guarda, che adesso non ci siano solo le ragazzine che ti stanno scrivendo, ma che ci siano tanti ragazzi, hai capito, che io alleno, che gli dico: ragazzi, continuate a crederci sempre. Sentendo di te che hai fatto prima un trascorso su una scuola professionistica, poi juniores nazionali, capito? Anche regionali. Juniores regionali, per poi arrivare a vestire sì la maglia dell'Udinese, ma addirittura la maglia della nazionale. Quindi ragazzi, la strada non si interrompe mai. Hai fatto tutte le categorie, dalla promozione alla nazionale. Quanti no hai sentito? Perché abbiamo sentito adesso quello del Mantova. Quante volte ci hai provato e ti hanno detto no? Qualcuna l'ho sentito, 3-4. Sì, qualcuno magari un po' noto? Facciamo nomi e cognomi? No, vabbè, a parte con il Mantova che avevo fatto la prova, e poi avevo fatto anche la prova con la Virtus Vecomp, che è Verona. E poi con un'altra squadra del Mantovano che era in Serie D, che non aveva preso. Chissà quante mani mamma mia saltano i direttori sportivi in questo momento, ma io l'avevo detto che arrivava, solo che in quel momento non era pronto. A Chievo, no? Strano che sei andato via da lì, no? Ho fatto 6 mesi, cioè io sono andato via a gennaio, perché ho fatto 6 mesi praticamente a non fare un minuto, e quindi a gennaio io con i miei genitori 15-16. E giocavi negli allievi? Nazionali? Sì. E non giocavi mai? No, infatti insieme a mio papà, cioè comunque lui mi vedeva sempre, comunque era anche un impegno, perché comunque io da Mantova andavo 3 volte a settimana, finita la scuola, mi veniva a prendere col pulmino, andavo direttamente a Verona, tornavo a casa alle 7. A Chievo ho sempre avuto l'occhio lungo. Qui ci hanno visto male, capita l'errore. Male. Va bene, poi lì dalla governolese a cui si riferiva quella foto, insomma cominci a frequentare la Serie B, Cerea ed Este. A Este fai un campionato super, sì. E quindi giunto lì dal Carpi ti viene a prendere. Cominci al Carpi e andiamo così, saltiamo un po' dei passaggi, e arriva il primo gol. Andiamo a vedere questa foto che abbiamo pescato dei primi gol importanti, in cui tu dicesti questa frase: ho giocato 2 anni in promozione, 2 nei dilettanti, nel frattempo ho studiato per fare il geometra, perché di Serie D non si vive, quindi tu studiavi anche. Nel frattempo cercavi di studiare? Sì, no, ho finito. Con buoni risultati? Sì, sono diplomato. Sei diplomato, sì. Ok. Poi dici: poi è arrivato il Carpi che ha realizzato il sogno della mia vita. I primi tempi è stato tutto complicato, i ritmi erano decisamente alti e più di 20 minuti non ero in grado di reggere. Oggi sono l'unico arrivato dai dilettanti che è rimasto a Carpi. Ancora faccio fatica a rendermi conto di quello che sto vivendo. Senza dubbio questa è la mia favola. In realtà era una favola che era appena cominciata, no? Sì, qua penso che sia stata appunto la prima partita in Serie D, perché comunque il Carpi come mentalità ha di andare a prendere giocatori dalle leghe inferiori, e quindi eravamo in 8-10 in quel ritiro che venivamo dalla Serie D, così, però rimasi solo io dopo il ritiro estivo. Va bene. Insomma, al Carpi poi fai rimangiare tutti quelli che ti avevano detto no, e si capisce che Kevin Lasagna ha delle qualità, tanto che ti vede l'Udinese, che insomma lì è molto attenta, e arrivi a Udine. E il giorno in cui hai firmato, che cosa hai pensato? Insomma, era un sogno, perché comunque firmare per una società importante come l'Udinese era un sogno che si realizzava nella mia vita.
Infatti la sera stessa sono tornato con la famiglia, abbiamo festeggiato perché, come dicevo prima, il sogno che avevo da bambino si è realizzato. La famiglia ti è sempre stata vicino, ti ha sempre spronato, ti hanno dato una mano? Sì, ma sempre, mi è sempre stata vicina, ma senza interferire dove non doveva entrare, non entrava, però dandomi grande supporto morale. C'è qualcuno che fa calcio nella tua famiglia o sei l'unico? No, ho avuto il papà che giocava a livelli dilettantissimi, ma non... Ok, faceva l'attaccante anche lui? No, faceva il terzino. Ah, tutta un'altra cosa, sì. Bene. Però Giorgio è quello come che ha avuto l'occhio arrivare... come te. Per arrivare a certi livelli anche la famiglia è importante, fondamentale. Io ho il piacere di conoscerli e ti posso garantire che sono persone splendide. Ecco perché poi un ragazzo può anche lavorare tranquillamente, si può esprimere, non ha la pressione anche dalla famiglia e poi può riuscire a fare una carriera del genere. Però il papà è quello che ha avuto l'occhio più lungo, eh? Il papà sì, l'ha portato via da Chievo, l'ha messo qua. Sì, perché sai, ti ha detto, no, rimani lì che vedrai, ti ha parlato per tornare in promozione. Mi hanno visto comunque che ogni domenica ero triste e quindi... come genitori, vedendomi triste, giustamente, una cosa che non piaceva assolutamente, quindi... Ha segnato il Bologna, intanto sì. Siamo... Meno sì. Male, va? Basta, non ti fare Bologna stasera. Rigore di Pulgar su un contatto in area di rigore che problema, ho visto di striscio, ma vorrei rivedere un po'. Voi, con una squadra che avete. Hai ragione, cosa serve? Perché parli, ci dai del voi? Va bene, andiamo avanti che devo farlo andare a dormire. Velocissimo. Allora, tu dici, parti la promozione, ok, tanti no, la Serie D porta in faccia, vieni via da Chievo, sei ancora lì tra i dilettanti, dici vabbè, chi lo sa se ce la farò, arriva al Carpi e puoi capire che ce la fai. Arriva l'Udinese e capisci che ce la farai davvero ancora di più. Arriva la nazionale e lì uno dice ce l'ho fatta veramente, l'ho fatta fuori per fuori. Te lo ricordi quel giorno? Eri a Mantova se non sbaglio anche quel giorno sì. Lì? Sì, ero a Mantova perché comunque non ero tra i convocati dei mister Mancini all'inizio, poi si infortuna Zazza e quindi mi chiamano, io ero a Mantova perché era il giorno libero, avevamo due giorni liberi con la squadra e mi chiamano e mi dicono devi venire a Genoa in serata. Insomma, sono rimasto un attimo, mi sono seduto un attimo perché insomma, è una cosa indimenticabile, Sì. Una chiamata davvero indimenticabile. Sì, poi non è stata una chiamata una tantum perché sta continuando a darti fiducia, certo. Questo è assolutamente importante. Stesso anche giorno... l'esordio con l'assist e quindi è stato tutto perfetto. Sulla torta, Tra l'altro lo stesso giorno arriva anche questo, quindi ti arrivano due attestati di stima pazzeschi in una giornata, in un momento come che ricordavamo anche prima non era felicissimo, quindi queste due botte così di adrenalina sicuramente ti hanno dato una mano, immagino. Sì, è vero, no? Assolutamente. Ero contentissimo del rinnovo e altrettanto contento per questa chiamata. Andiamo all'ultima foto e poi rigore con i messaggi ti saluti. Rigore di nuovo. Rigore di nuovo. Meno male, speriamo. Sì, ma il primo ci stanno scrivendo anche da casa, ragione. Effettivamente, che è un rigore abbastanza regalato. Questo francamente non l'ho visto, ma... Meno male, va. Il primo rigore ti domandi che cosa serve al VAR allora. Allora, rispetto al primo questo è netto, ragazzi. No. Fate un po' voi, rispetto al primo questo è netto. Beh, il Bologna si è trasformato nella Juve, no? Inizio ad avere rispetto delle difficoltà, rispetto al primo questo abbiamo è netto, fate voi. Kevin, avete fatto riunione stamattina, mi sembra. Comunque, che... Kevin, una considerazione sulle varie tappe che ti ha snocciolato precisissima, Giorgia. A chi hai fatto il primo gol in Serie A? All'Inter. Perché ti favi da piccolo? All'Inter. Perfetto, arrivederci. Non ho altro da aggiungere, vostro onore. No, c'è l'ultima foto, dobbiamo chiudere in bellezza. Questa c'è, non, sapete che a me piace andare un po' a cercare. Questa è un'altra parte della tua famiglia, no? Ormai. Certo. Sì, perché ormai sono quasi 9 anni che stiamo assieme, la mia ragazza. Quindi lei ha fatto tutta la cavalcata dalla promozione alla Serie A alla Nazionale con te? Sì, sì. Sempre è stata al mio fianco. Infatti, quando dico famiglia, ovviamente lei fa parte. Certo. Bene, siamo contenti anche per questa Abbiamo bella storia anche che dura. Il momento cuore, eh? È il momento cuore, è il momento ma insomma cuore, è un momento in cui si cambia spesso, vedi c'è una storia bella che va avanti da 9 anni, quindi l'hai presa quando proprio giocavi in promozione. Penso che stasera abbia raccontato solo cose belle. Solo cose belle, perché chi sì. ti ascolta da casa veramente, cose anche vere, per noi, cose abbiamo vere. Abbiamo vissuto un po' la tua favola, anche noi. Sì. Sì, beh, questa è una favola, Giorgia. Vado con gli ultimi messaggi, se no ci rimprovera perché deve andare a dormire. Sì, allora vado con un messaggio perché prima giustamente... Max diceva, scrivono le tifose da casa, le tifose vogliono sapere cosa provi quando indossi la fascia da capitano. Ah, è un grande onore, come dicevo, comunque rappresentare la squadra, essere capitano è un onore per me e devo cercare comunque quando scendo in campo di rappresentarlo al meglio.
poi stanno fioccando, si sono un attimo distratti perché evidentemente hanno un occhio vigile sulla partita e sono un po' poco convinti sui rigori a Bologna. Sui rigori a Bologna. Va bene, però, cercami un ultimo messaggio per salutare Kevin. Sarà fatto. Chi lo vuole salutare? Beh, col pensierino della buonanotte? Io gli auguro... Speriamo che tu possa dormire sereno. No, assolutamente sì. Gli auguro le cose migliori, perché lui ha pagato dazio nella prima parte di campionato con tutte le cose possibili, immaginabili di negativo, perché ha avuto infortuni, ha avuto influenze, malattie, spalle nell'amichevole con i dilettanti, quindi le ha passate un po' tutte. Io sono convinto che adesso lui si ritaglierà quelle soddisfazioni che non si è preso all'inizio del campionato. E grazie anche alle sue reti noi ci tireremo fuori prestissimo da questa situazione di classifica. Io volevo aggiungere una cosa velocissima. Ti dico la stessa cosa che dicevo l'anno scorso a Duvan Zapata. Tu non hai neanche minimamente idea di quanto sei forte. Prego. Sì, forse questo è qualcosa su cui si deve lavorare, è vero, hai ragione. No, Kevin, continua così che realmente sei veramente un esempio, racconta la tua storia, ma raccontala specialmente quando sei magari con i ragazzini. Sennò Adriano si addormenta. Che foto è quella? Non so, ci hanno mandato una foto d'epoca di Kevin. Oddio. Era juniores regionali. Andiamo sempre più indietro. Ce l'avete il battesimo. L'unica cosa che ti dico. Ecco, vai, consigli di Adriano. Attenzione. Adopera il destro, la miretta, che serve sempre, guarda. Mm. O no? Sì. No, te non sei. Adopera il destro. Adopera il destro. I due piedi sono determinanti, Va bene, allora ti lasciamo andare a dormire. Grazie davvero di essere stato qui con noi questa sera. Hai visto che abbraccio, che affetto che ti è arrivato anche da casa. In bocca al lupo per questo finale di stagione. Sappiamo che sicuramente darai una mano importante all'Udinese. Crepi, grazie a tutti. Grazie a Kevin Lasagna. E in bocca al lupo per tutto, davvero. Grazie. Pubblicità e torniamo. Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta. Sì. Ci stavamo confrontando sulla Zagna, no? Sì, dicevo che dalla promozione alla nazionale non ho ricordi. Io mi ricordo di Torricelli, che arrivava dalla Serie D, che giocò nella Juve e poi arrivò in nazionale, ma dalla promozione in nazionale sono praticamente tutte le categorie dei dilettanti. Sì, sì, è una storia bellissima. Vabbè, ci è piaciuto la Zagna per come si è posto. Sai cosa, Giorgio? Adesso lui sta bene. Finalmente ha recuperato tutti gli infortuni. Ha preso fiducia, sta bene e riesce a fare certe cose, perché tre gol, ripeto, contro Juventus, Milan e Napoli non è cosa da poco. Sì. E tra l'altro gol anche di grande fattura. Ribadiamo, ieri non ha fatto gol, ma è stato essenziale. Esatto. La punizione decisiva, il rigore che ti ha rimesso in partita, abbiate pazienza. Sì. Comunque concordo col tuo consiglio, secondo me non ha ancora capito nemmeno lui quanto forte è. Mi ricordo la storia di Duvan Zapata, capita sempre ai ragazzi molto sensibili, molto per bene, che tendono a sottostimarsi. Concordo, Max. Zapata era diverso, però. L'unico problema aveva 10 kg in più. Anche quello è vero, però c'è anche un aspetto anche tattico, psicologico. Sì. Perché l'Atalanta gioca per Duvan Zapata, Duvan gioca a Udine, giocava per la squadra. Mi ha fatto un lavoro Gasperini su di lui, proprio l'ha preso. Come ti devi mettere ad aspettare il passaggio? Ci ha lavorato proprio sopra. Gasperini con gli attaccanti, avete pazienza. È il suo pane. Comunque, siamo anche abbastanza sconvolti da quello che stiamo vedendo a Bologna, con un po' di così. Meno male, va? Regali. Meno male, no. Io tifo per il Bologna, scusa. È un problema tuo, è un problema. È un problema tuo, esatto. Non ma è perché? Nostro. Che problemi avete? Ma no, perché voglio dire, è una diretta concorrente. Io speravo che ci sia. Ma quale diretta concorrente? Che hai una squadra che ti sta. Siamo assolutamente d'accordo, però la classifica a oggi se oggi finiva 0-0 era meglio, voglio dire. Esatto, Max. Farai quanti punti farai? 50 quasi. Intanto andiamo a Roma, adesso abbiamo due gare non da poco, Roma-Lazio. Ecco la classifica. Dai, con la Lazio vinci 3-1. Non hai visto che è stato bella Lazio? Mi piace l'uno. Ieri poteva perdere, gli ha dato un rigore che non c'era, Vabbè, comunque questa è la classifica, è chiaro che ora stiamo assolutamente esultando ed è giusto così, vivendo questo momento. Ma hai la squadra, non è che stai esultando. Non c'è dubbio, però e hai l'allenatore salvo. Vero, Adriano. Allora diciamocela una volta per tutte. E infatti ci siamo un po' così, rilassando ed entusiasmando. Lui l'ha anticipata.
per dirti, però sì. Guarda che andiamo ad affrontare due squadre, appunto, che tutte e due in casa devono assolutamente vincere, appunto, e l'Udinese contro queste lì, con questa mentalità, sta giocando totalmente un altro calcio. Quindi devi solo morire. Sì. Sapevo che te lo dicevo, se usi il verbo devono... Anche il Milan doveva vincere, tutti, però gli è andata bene, che ha pareggiato. Appunto, ho detto che vengono, possono venire fuori due stesse partite. Di sicuro adesso sappiamo che anche contro Roma e Lazio te la vai a giocare. Non vai a prenderle in maniera passiva, questo è già un passo avanti. Con l'autobus. Guarda che il Milan il primo tempo, Torino con la Juve, li ha asfaltati i juventini, Milan meritava 2-0 il primo tempo, cioè ha fatto una grandissima partita il Milan, quando invece noi a San Siro, Marco, riguardando una gran partita, ha fatto una buona partita, le partite della gestione Tudor, trovi sempre anche degli interpreti differenti, e questa è la cosa importante, perché è molto importante. Quando dicevano un po' tutti nella dirigenza recuperiamo gli infortunati, un po' tutti rispondevano con un certo scetticismo, sì, ma cosa vuoi che cambi, sì, ma c'era cupo, no, pessimismo un po' da parte di tutti, perché non vedevi neanche giocare in maniera così soddisfacente. Adesso uno ti diverti, due ti rendi conto di quanto sta diventando profonda la rosa, quindi volta, quelle parole di quella volta assumono un peso. Qualche volta però certi allenatori non si sa perché non sono dati a una squadra, certi altri invece si inseriscono, si compattano e diventano. Probabilmente ha queste caratteristiche. È questione anche, non per dire che adesso uno bravo, uno scarso, è questione anche proprio di prendersi con la squadra. Uno ha dato più un altro tipo di squadra, un altro metodo. Avete notato che tutti dicono di Tudor, ci mette nel posto giusto. È un mantra, appunto, sembra così semplice, ma... I giocatori al posto giusto. Visto che abbiamo avuto lasagna qui, volevo proporvi anche i numeri di questa grafica che riguarda la gestione degli attaccanti, perché insomma abbiamo passato comunque un anno a dire che il problema era l'attacco e il gol. Stava poco male. Ma Pussetto ha giocato le due precedenti, no? Come interpreti che ruotano. Ora, le tre partite le ha fatte solo De Paul, però vedete che chiunque abbia giocato dei quattro interpreti, che intendiamo noi questi quattro dell'attacco, i minutaggi sono molto simili. E tutti hanno dato una mano, chi in gol, chi in assist, chi in occasioni create, comunque gli attaccanti sono tutti protagonisti in queste tre partite. E ripeto, Pussetto è stato fuori, Okaka è stato fuori, uno di loro tre ha sempre riposato in queste tre partite, solo De Paul è sempre stato. Pussetto non ce la fa tre partite. Giorgio, c'è un messaggio, scusami Marco, che ci dice come mai è presente Fedele, visto che Pussetto ha giocato solo gli ultimi minuti. Sai che c'era quel discorso, però c'era turno infrasettimanale in cui aveva giocato. Lo sapevamo, lui con la struttura muscolare che ha non può mica reggere tre partite. Quindi sei venuto perché ha giocato a Milano. Ma no, sono venuto perché ha giocato, non mi interessa se una partita lui deve star fuori, se la prossima non gioca non vengo, vuoi star certo. Ora che si lascia fuori i ragazzi? Ma che si arrangi, c'è l'allenatore. Se ti ricordi quando è venuto qua Tudor, io gli dissi che rispetto all'anno scorso il reparto offensivo è completamente diverso, perché l'anno scorso lui aveva Perizza, Maxi Lopez e Kenny Lasagna. Quest'anno ha quattro giocatori che tu li fate vedere, che sono quattro giocatori importantissimi. Quindi la differenza anche rispetto, diciamo così, all'anno scorso, che comunque il trend è lo stesso, perché ha fatto gli stessi punti in quattro gare, quest'anno ne ha fatti in tre. Ma la grossa differenza sono quei quattro giocatori lì. Io l'ho punzecchiato un po' in sala stampa chiedendogli se ad esempio a San Siro contro il Milan è stato un caso vedere tutti e quattro in campo, o se si poteva vedere addirittura dall'inizio. Lui mi ha detto che sta lavorando per questo, perché quei quattro giocatori lì, se tu li metti in campo contemporaneamente e devi trovare gli equilibri giusti, sono quattro giocatori devastanti. Ok, abbiamo quattro minuti, fammi l'attacco contro la Roma. Io contro la Roma parto con Stefano Caca, sicuramente, De Paul e Kenny Lasagna. Quindi fuori Pussetto? Sì. Max? Mi piacerebbero tutti e quattro assieme. Tutti e quattro. L'ho detto anche con Tudor presente. Sì, se si trovava un equilibrio, mi ha detto, un equilibrio ci può stare. Mi piace l'idea che lui ha avuto con Pussetto tutto aperto, De Paul che diventava una mezzala, con la coppia messa verticale, sia Okaka Lasagna o anche con questo Okaka che adesso diventa lui un trequartista. Max? La stessa di Marco, cambierà qualcosa nel recupero con la Lazio. Adriano, considera che si gioca sabato, poi c'è di nuovo l'infrasettimanale e poi c'è di nuovo la partita al sabato. E dopo il mercoledì gioco in casa. Dopo, a Lazio. Sempre fuori.
Quindi giochi prima a Roma sabato, poi giochi fuori con la Lazio infrasettimanale, poi giochi in casa col Sassuolo il sabato pre-pasquale. Bisogna vedere cosa pensa lui, no? Perché bisogna vedere come stanno i giocatori, che problemi hanno, come si sente. Sono tante sottili, come se lui gioca rispetto alla... guarda molto la Roma o se gioca senza... Quindi non ti sbilanci, tu chi vedresti? No, crederesti? Non mi sbilancio perché... Avrai una preferenza, no? Ma sì, giocherà come ha giocato adesso in contropiede, solo che deve stare molto più attento perché loro hanno un giocatore, Zaniolo, che ti può mettere sempre in difficoltà, no? E quindi deve dare anche un'occhiata in mezzo al campo, deve stare molto attento. E lì bisognerà vedere, è difficile fare una previsione secondo me, bisogna pensarci bene e vedere. È chiaro che la Roma dietro ha tanti problemi, perché sono lenti, macchinosi, poi sugli 1-2 o ti prendono oppure sull'1-2 sono sempre tagliati fuori. Io dico che puoi fargli tanto male. Va bene, mi piace questo. Chiunque siano gli interpreti, basta che siano rapidi, veloci, però... un gol te lo fanno anche loro. Allora, andiamo a vedere un po' di notizie prima di chiuderci. Sì, allora, intanto diamo un appuntamento anche ai nostri tifosi, perché ci sono in tanti che ci scrivono: potete farci far vedere la partita di nuovo senza quella pressione, quell'ansia? Ecco, alle 23:15 ci sarà la replica del match con la telecronaca di Francesco Pezzella e Franco Causio. Io sai che curo anche una rubrica dedicata al settore giovanile, Orizzonti Bianconeri. Gli orizzonti della prima squadra sono diventati un pochino più sereni, quelli della primavera purtroppo un po' meno, perché è arrivata una sconfitta pesante con il Sassuolo. Però ci sono dei giovani che stanno crescendo molto bene, sono quelli dell'Under 13. Avevamo raccontato nel corso della scorsa settimana della loro partecipazione ad una rassegna internazionale molto importante, che al di là poi di quello che è stato un risultato ottimo, perché sono arrivati in semifinale, abbiamo sia la notizia sul sito, perché è giusto celebrarli, anche perché la punta Tommaso Dario è stata eletta miglior giocatore del torneo. Abbiamo anche delle immagini della semifinale giocata col West Ham, ma questo, al di là di tutto, e me lo insegnano anche i tecnici presenti in studio, è soprattutto un momento di grande crescita per questi ragazzi, perché poi i risultati in queste categorie fanno la differenza fino a un certo punto, ma sono esperienze formative importanti. Potersi misurare con una realtà internazionale, con tante squadre del panorama inglese di questo livello, è un momento di crescita che va anche nella direzione, nella nuova direzione tracciata dall'Academy Bianconera, che vuole ripartire da questa stagione sotto la guida di Maurizio Franzone, sotto l'occhio attento di tutta la società bianconera, verso nuovi traguardi. Sicuramente ci fa piacere comunque vedere anche un po' di festa dei ragazzi per un bel risultato. Giusto, ha fatto festa anche il Watford. Ha fatto festa anche il Watford, perché facciamo ieri un passaggio, perché lo merita. Con un clamoroso comeback, come si direbbe in inglese, sì, sì, è riuscita a rimontare da 0-2 sotto a 3-2 con un gol dell'ex milanista Deulofeu nei tempi supplementari, ed è un risultato che lo riporta indietro di tanti anni, soprattutto lo porta in finale di FA Cup, dove affronterà il City, gara difficile, però intanto si va a Wembley e con la possibilità, anche se si vince, di qualificarsi per l'Europa League, quindi niente male. Mi è caduta anche la scaletta, vuol dire che siamo proprio in chiusura, quindi facciamo finito. I complimenti al Watford e con questo chiudiamo. Grazie Marco Tavian, ci vediamo lunedì prossimo e poi torni con Massimo ovviamente sabato. È una minaccia purtroppo. Grazie anche a te Max per esserci venuto a far visita. Grazie Max Moras. Grazie a te Giorgia, buonasera. Grazie, saluta Comirato. Lunedì te lo porto. Lunedì te lo porto, voglio vedere. Va bene, è una promessa. Vieni una promessa. Te. Torno. Va bene, ciao Maurizio. Ciao Giorgia, buonasera. Grazie a voi, voi che ci avete seguito, ci vediamo lunedì prossimo. In campo con Team. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.